Buongiorno a tutti, siamo qui per un evento importante. Innanzitutto complimenti alla scuola, simboli della legalità. La legalità è un principio da far trasmettere alle nuove generazioni. Che cosa diciamo di questa giornata in modo particolare? Diciamo che è un evento che l'amministrazione comunale insieme alla scuola ha pensato per cercare di presentare il libro Ragazzi che sparano. Esatto, il nome è... Viaggio nella devianza grave minorile, i cui autori sono qui presenti stamattina con me, il professore Giacomo Di Gennaro e la professoressa Maria Luisa Iavarone, con l'intento di sensibilizzare e rendere insomma edotti i ragazzi su questo fenomeno, quello che è la violenza minorile e che sempre di più prende piede nella nostra società, ma soprattutto per sollecitare un'azione congiunta da parte di scuola, famiglie, territorio, istituzioni, per cercare di in qualche modo contrastare questo fenomeno che soprattutto insomma nell'area e nella città metropolitana prende sempre più piede, e per in qualche modo prendere la consapevolezza di ciò che possiamo fare per occuparci di queste problematiche, quindi sensibilizzare i giovani, renderli partecipi anche con indagini statistiche insomma, che sono riportate con numeri, che sono riportati con un buon lavoro, ma cercando soprattutto di capire cosa possiamo fare, famiglia, scuola, istituzioni, per cercare in qualche modo di combattere questo fenomeno e quindi di occuparci fondamentalmente della povertà, delle povertà educative che spesso sono alla base. Insomma, che cosa possiamo fare secondo lei? Intanto sono molto felice di essere qui in penisola e grata dell'invito ovviamente del sindaco, della scuola, della preside, della dottoressa Silvana Natale che è la presidente dell'associazione Cura della Strada, perché effettivamente i territori rispetto a dei grossi problemi di carattere sociale si devono interrogare in maniera integrata, quindi le risposte non sono mai individuali, sono sempre integrate in strategie, in policy educative di sistema che si preoccupano di fare prevenzione educativa di territorio lì dove avvisaglie di disagio, di manifestata, come dire, anche condotte predevianti si annunciano e che quindi devono essere adeguatamente accompagnate.